in collaborazione con Benvenuti nella nuova esposizione di Cucine Berloni da Ostilio Mobili Showroom a Capriolo. Le nuove proposte di Berloni esprimono la sintesi tra fascino minimale e concretezza funzionale. Cucine dove l'ambiente è progetto e il dettaglio diventa carattere. Venite a visitare la nuova esposizione di Ostilio Mobili Showroom a Capriolo, a soli 400 metri dall'uscita Palazzolo dell'autostrada A4. Sabato 14 aprile 2012, 21esima giornata di Serie A, Mozzanica-Brescia. Grande derby alla 21esima di Serie A. Ecco le formazioni. Il Mozzanica scende in campo con Gritti tra i pali, Rota, Tonani, Nasuti, San Pietro, Locatelli, Bernardi, Mauri, Perini, Scarpellini, Piccinno. Agli ordini di mister Fracassetti, Cavagna, Spinelli, Dossi, Rizzo, Fumagalli, Bianchi e Trezzi. Brescia scende in campo con Gorno, Pedretti, Dadda, Zizioli, Schiavi, Gozzi, Ferrandi, Cernoia, Sabatino, Boni, Alborghetti. Agli ordini di Nazarena Grilli, Mori, Baroni, Braida, Rosucci, Assoni e Rolfi. E si salva il Mozzanica, Nasuti in posta, Pedretti. Grande anticipo di Pedretti, sulla sinistra, tocca al centro per Boni, Boni controlla, si gira, scarica su Gozzi, Gozzi alza la testa, lancio per Cernoia, stacco ottimo di Cernoia, Sabatino contro Locatelli, Sabatino in area, si gira, Dadda, cross al centro, lungo per Valentina Boni, ma c'è Giulio Ferrandi che calcia male, nulla di fatto. Perini, Perini al limite, Perini la mette bene per Piccinno che di testa impegna Gorno. Perini guarda al centro, e la difesa del Brescia recupera, ma ancora il Mozzanica, attenzione, attenzione, Piccinno trova la deviazione ma Schiavi salva tutto. Parte il cross di destro, è buona, Piccinno, stacca Piccinno ma ancora Schiavi riesce a fermare, rinvia la difesa. Gran tiro, traversa, clamorosa traversa del Mozzanica. Scarpellini per Mauri che salta tutti, Mauri, Mauri salta tutti, lascia tutte sul posto, si avvia verso l'area di rigore, sinistro, Paragorno. Boni per Sabatino, da sola nel cerchio di centrocampo, da sola nel cerchio di centrocampo, allarga bene per Boni, Boni sulla sinistra, Boni sulla sinistra, si accentra, tiro, grande parata di Gritti. Grande parata di Gritti e subito risponde il Brescia con Boni. Gozzi, Ferrandi, Ferrandi per Boni, Boni allarga benissimo per Dadda, ha lo sguardo al centro, cross, sembra buono, Sabatino, anticipata da San Pietro, Cernoia dal limite, controllo, appoggio per Gozzi che ci prova da lontano ma Gritti c'è, perde palla Cernoia, Mauri, Mauri. Tocca al centro per Scarpellini, Scarpellini guarda il movimento delle compagne, salta Ferrandi, 1-2 con
Perini dentro c'è Schiavi, ma ancora Scarpellini dal limite, sinistro, para Marisa Gorno. Boni tocca per Ferrandi, ottimo il cross di sinistro, la palla sfiora il palo alla sinistra di Gritti su colpo di testa di Sabatino. Alborghetti, ottima azione del Brescia, Ferrandi sulla sinistra, si libera il tiro, ci prova di destro, oh, di poco al lato, clamorosissima, bellissima azione del Brescia. Tunnel di Scarpellini, Perini, tiro, traversa, Piccinno ed è gol. Gol del Mozzanica. Al minuto 6, vantaggio del Mozzanica con Piccinno che riceve dopo la traversa. Sabatino si libera, cross al centro, benissimo Locatelli, riesce a liberare, ma adesso Cernoia in area, prova il tiro, deviato, Ferrandi ed è gol! Gol di Ferrandi, rete, e il Brescia trova il pari dopo soli pochi minuti. Al terzo minuto ancora Giulia Ferrandi, il numero 7 del Brescia, per lei decima rete in campionato. Potrebbe far male Alborghetti, Sabatino allarga bene per Ferrandi a tu per tu col portiere, tiro palo, clamoroso errore di Giulia Ferrandi, ma era fuori gioco. Parte Cernoia, al centro Zizioli, lunga per tutti, Baroni la rimette al centro, Alborghetti, Sabatino e para Gritti, Sabatino a tu per tu con il portiere, non riesce a punire il Mozzanica. Centro dell'area, Sabatino, Baroni, Braida e Zizioli, cross, va in porta, traversa clamorosa. Sabatino si libera al centro, Baroni ed è gol! Gol del Brescia! Chiara Baroni al minuto 44 dopo uno spunto di Daniela Sabatino, ragazzi, allucinante. E il Brescia passa in vantaggio. Tutte mucchio selvaggio al centro. Dai, qua c'è un rigore. Attenzione! Recupero già terminato, Bernardi al centro, attenzione, San Pietro! E c'è il gol, a tempo scaduto. Tonani trova il 2-2. Forse è meritato. E finisce così, dopo 5 minuti di recupero, 2-2 qui a Mozzanica, con il Brescia che aveva trovato il gol del 2-1 al 44esimo con Chiara Baroni, ma al terzo minuto di recupero in mischia su una punizione dubbia fischiata dall'arbitro Bertelli, il Mozzanica trova il 2-2 finale.